E3 2010, siamo allo stand Microsoft e siamo con Paul Waters, brand manager per Formula 1 2010. Qual è stato l'approccio di Codemaster a questo, a questa licenza così importante e alla creazione del gioco? Well, the most important thing we did when signing the license is we wanted to create something very, very authentic. So we had this idea of be the driver, live the life. So we've got everything that you'd expect from Codemasters with cars on tracks, fantastic weather, fantastic damage. But also off track, we've modelled the behind the scenes part of Formula One, the paddock, the media interviews. So ultimately we've got this really authentic Formula One experience for fans of the sport. Hanno cercato di ricostruire non soltanto quello che ci si aspetterebbe da Codemaster in termini di grafica, di simulazione, di incidenti, di spettacolarità, ma di ricreare tutto il tipo di esperienza che si aspetta un giocatore dalla carriera di un pilota di Formula 1, quindi creando tutto il contorno, il backstage e il paddock. Ora gli chiederò invece del lavoro che è stato fatto di adattamento della grafica per il loro motore Kalion. Can you talk about what you did to adapt your engine, which is one of the best for racing games, to this game, which is quite different as a look and it's awesome? Yeah, so the game is based on the Ego engine, which was used to build Race Driver Grid, Dirt 1 and Dirt 2. So what we've done is taken a lot of handling work. We've worked with a former Formula 1 driver called Anthony Davidson to work on the handling. Hanno lavorato sull'Ego Engine, che è lo stesso appunto che muoveva Dirt 1 e Dirt 2, ma l'hanno fatto evolvere tantissimo. Si sono avvalsi dell'aiuto di piloti, di professionisti, per fare un sistema che si adatta alle condizioni, per esempio climatiche, per cui riesce a calcolare quanto è bagnata la pista nei metri seguenti rispetto a dove stai guidando e cambiare quindi la maneggevolezza della stessa via via che le condizioni climatiche stessero cambiano. Ora gli chiederò invece del rapporto per i giocatori fra quanto c'è di simulativo e quanto invece magari di più arcade e se si può cambiare lo stile di guida a seconda di quello che uno vuole fare. Since there are a couple of racing fanatics, the more affected from simulation, the yes. One who like arcade the most. Yes. So how your game reacts to those kind of players? What can a player do to enjoy okay. it best? Well, the way all players will experience the start of the game, they'll go into a press conference where we will ask them what we call golden questions. So those questions will determine how hard they want the game to be, how much influence they want over the mechanics of the car works. So essentially what we'll be able to do within the first 2 minutes of the game is set up the game in a particular way for a real sim fan, and then in a perhaps a more easier way for more arcade fan. So the idea being that everyone gets to access Formula One in the way that they want to play it. Hanno adottato un approccio piuttosto interessante, perché in pratica all'inizio del gioco il giocatore verrà chiamato a partecipare a una conferenza stampa in cui gli verranno chieste quelle che loro chiamano golden questions, cioè delle domande dorate, nelle quali verrà determinato il livello di simulazione o di arcade del gioco in base alle risposte del giocatore stesso, per cui ognuno avrà esattamente l'esperienza che pensa di trovare. A questo punto noi ringraziamo Paul Waters per il suo tempo e gli facciamo i complimenti per il gioco, perché sembra fantastico. So, thank you for being with us. No problem. And your game looks awesome. Thank you.